Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come configurare il Foggy MK1 che abbiamo assemblato nello scorso video. Prima di iniziare bisogna fare qualche premessa. Come vedete il drone è senza eliche, questo perché durante la configurazione per motivi di sicurezza vanno sempre rimosse. Inoltre in descrizione vi lascio tutti i link e software che vedrete in questo video e che saranno necessari per configurare il drone. Iniziamo facendo il bind. Per il Foggy ho usato un R9 MX. Ho già fatto un tutorial molto completo su come bindare questa ricevente, quindi andrò un po' spedito. Se vi sfugge qualche passaggio potete vedere il mio tutorial. Come sempre lo trovate in descrizione. Per iniziare creiamo un nuovo modello sulla Taranis. Io l'ho già fatto. In setup vado su External RF e seleziono R9 MLP Access, che è il modulo che sto usando attualmente su questa radio. Quindi clicco Reg per registrare la ricevente. A questo punto premo il tasto Bind e alimento la ricevente. La ricevente viene riconosciuta, quindi premo Enter. Perfetto, la registrazione è andata a buon fine. A questo punto tolgo l'alimentazione dalla ricevente. Ora devo fare il bind vero e proprio, quindi scendo giù e in Receiver 1 clicco BND. Adesso senza premere nulla alimento nuovamente la ricevente. Perfetto, come vedete abbiamo R9 MX, posso premere Enter. Visto che ho installato un firmware flex, a questo punto devo scegliere la regione. Per il territorio europeo la frequenza da usare è 868 MHz. Quindi premo Enter. Perfetto, bind ok, abbiamo finito. A questo punto posso rimettere la top plate e passare a Betaflight. Dopo aver scaricato e installato il configurator possiamo collegarci. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per i vari software, compreso questo. La prima cosa da fare è aggiornare il firmware della scheda. A tal proposito è fondamentale conoscerne il target. Con le ultime versioni di Betaflight viene riportato in questo punto. Come vedete qui abbiamo dall'RC F405. Ricordiamocelo perché ci servirà più avanti. Ora clicchiamo Attiva Bootloader DFU. Se non vedete questa opzione andate qui e attivate permanentemente Expert Mode. Poi riavviate il configurator. Se a voi qui compare ancora la scritta COM, significa che non avete i driver del flight controller installati. In questo caso dovete usare Impulse RC Driver Fixer. Se vi servono maggiori info su come aggiornare i driver, in descrizione vi linko il mio tutorial. Ora clicchiamo Update Firmware. Scegliamo il target della nostra scheda, che come abbiamo detto è dall'RC F405. Qui scegliamo la versione. Io consiglio di installare sempre l'ultima stabile disponibile ed evitare quelle beta. Qui lasciamo tutto così, poi clicchiamo Load Firmware Online, poi Flash Firmware. Ok, aggiornamento completato, possiamo connetterci. Al primo collegamento ci verrà chiesto di applicare i custom default. È importantissimo dire di sì, altrimenti la scheda non funzionerà correttamente. Questo avviso ci dice che dobbiamo calibrare l'accelerometro. Quindi mettiamo il modello in una superficie piana e calibriamo cliccando qui. Spostiamoci in ports e attiviamo Serial RX nella Wart 1. Poi attiviamo VTX IRC Trump nella WART 5. Queste impostazioni servono per attivare sia la ricevente che la VTX. Passiamo in configurazione. Qui assicuriamoci di avere come protocollo degli ESC di Shot 600. Qui invece lasciamo tutto così. Una feature molto utile per rendere il volo migliore sono gli RPM filter, quindi qui attivo bidirectional di Shot. Gli Echo 2 hanno 14 poli, è molto importante quindi che qui ci sia 14, o comunque il numero di poli del vostro motore. Gli RPM filter richiedono configurazione aggiuntiva nei PID, ma questo lo vedremo più avanti. Comunque ho già trattato in modo molto completo l'argomento, se volete approfondire trovate il mio tutorial in descrizione. Disattivo barometro e magnetometro perché non servono.
Per quanto riguarda l'accelerometro, io lo tengo sempre disattivato per alleggerire il carico della CPU. Se voi aggiungete un GPS o usate modalità stabilizzate, allora tenetelo attivo. Qui metto il nome del modello. In receiver scegliamo Serial Based Receiver e come protocollo SBUS. Mi raccomando, qui lasciate disattivato RSSI analogico perché va in conflitto con quello dell'R9 MX. Qui attivo telemetria, Air Mode, OSD e Dynamic Filter. Attivo anche queste due opzioni per far suonare i motori come se fossero un buzzer. Anche se ne ho aggiunto uno, avere i motori che suonano non guasta. Passiamo ai PID. I valori stock in generale fanno volare bene un 5 pollici, quindi qui lascio tutto così. Per i droni a 6S comunque porto il master del moltiplicatore a 0.8 per abbassarli un pochino visto il maggior numero di celle della batteria. In ogni caso questa configurazione va verificata sul campo, quindi quando uscirò per il test di volo vedrò se sarà il caso lasciarla così o meno. Per quanto riguarda i rates, io li porto sempre a 1.4 per fare i flip and roll più veloci, se per voi è troppo potete provare con 1.25 o 1.30. Passiamo ai filtri. Visto che abbiamo attivato gli RPM filter, è molto importante che il gyro e il notch siano configurati esattamente come li vedete qui. Attiviamo il gyro RPM filter lasciando le armoniche a 3 e la frequenza a 100. Per quanto riguarda il notch filter portiamo la percentuale a 0, il notch Q lo portiamo a 200, il minimo a 90 e il massimo a 350. Queste sono le configurazioni standard da fare perché gli RPM filter funzionino a dovere. Passiamo ora al tab receiver. Verifichiamo che il radiocomando risponda agli input. Se avete controlli invertiti, cambiate AETR 1234 in TAER 1234 o viceversa. L'R9 MX invia in automatico il segnale RSSI al flight controller, senza bisogno di dover configurare nulla sulla Taranis. Su Betaflight sarà sufficiente andare in RSSI channel e mettere AUX 12. Passiamo ora alle modalità di volo, qui ognuno le configura in modo diverso. Io metto l'ARM nell'AUX 2, mentre nell'AUX 1 metto il Turtle Mode in seconda posizione e il Buzzer in terza. Inoltre utilizzo sempre il pre-ARM mettendolo nell'interruttore momentaneo. Andiamo su SD per configurare i dati a schermo. Io preferisco avere solo i valori essenziali in modo da concentrarmi esclusivamente sul volo. Quindi in alto metto RSSI, carica media della singola cella e firma. Gli allarmi come sempre ben visibili al centro. Se non l'avete mai fatto, in Font Manager è necessario caricare i caratteri. Il mio font preferito è Extra Large, quindi qui faccio Upload Font. Concludiamo la configurazione con le VTX Table. Per la VTX che ho usato in questa build troviamo la table già compilata in questo archivio, che è un sito in costante aggiornamento, vi lascio il link in descrizione. Quindi scarico questo file. Ora apro il file, seleziono tutto il testo e lo copio. Ritorno nella pagina CLI di Betaflight, incollo e premo invio. Perfetto, la VTX table è caricata. Qui imposto F1 che è la frequenza che uso di solito, quindi negli occhiali selezionerò direttamente F1, evitando di fare un autoscan perché quasi sempre rileva una frequenza sbagliata. Su Betaflight abbiamo finito, ora passiamo alla BLL Suite per configurare gli ESC. Dopo aver scaricato e installato la BLL 32 Suite, assicuriamoci che l'interfaccia sia selezionato come bootloader Betaflight CleanFlight. Ora scegliamo la porta COM giusta, che è la stessa che rileva Betaflight. Quindi clicco su Connetti. Per finire clicco Read Setup, poi OK. Inizio subito con l'aggiornamento firmware, quindi vado su ESC Flasher. Aggiornare è molto semplice, il sistema rileva il firmware esatto e ci propone di installare l'ultima versione disponibile su tutti e quattro gli ESC. A noi non rimane che lasciare tutto così e far partire l'aggiornamento. Molto bene, aggiornamento completato.
Per il senso di rotazione ho già verificato che i motori 3 e 4 vanno invertiti. In questi box lascio solo l'ESC numero 3, poi vado in Motor Direction ed ho Reversed. Dopo clicco Write Setup. Ripeto gli stessi passaggi per il motore numero 4. Dopo aver sistemato il senso di rotazione dei motori abbiamo finito, su BLL non c'è altro da fare. Molto bene, abbiamo configurato il nostro Foggy, non ci rimane che montare le eliche e procedere per un test di volo, ma questo lo vedremo nel prossimo video. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.